L'ora esatta è offerta da... Se ami la tua casa, visita il bellissimo showroom di Edil 2000. Cambieremo volto alla tua casa con le migliori firme di pavimenti, rivestimenti, sanitari, arredo bagno. Scoprirai il reparto stufe e caminetti con personale qualificato per una perfetta installazione certificata. Edil 2000, strada Serravalle a Novi Ligure, per risparmiare davvero. E attenti, un gradito omaggio sull'acquisto di una stufa. Ben ritrovati con la nostra informazione. Cala l'allerta meteo in provincia di Alessandria. Dopo una notte di apprensione con alcune famiglie che sono state fatte evacuare in alcune zone più critiche, fiumi e torrenti sono stati sorvegliati speciali fino a poco fa. È notizia recentissima, la prefettura d'Alessandria ha disposto la chiusura dei COM e l'allerta da 2 è passata a 1. E noi abbiamo al telefono Marco Bologna, coordinatore della colonna mobile della Protezione Civile d'Alessandria, sempre disponibile, sempre operativo. Grazie per questa telefonata. Grazie a voi. Buonasera Marco, dicevamo gli ultimi aggiornamenti sono legati appunto fortunatamente alla chiusura dei centri operativi misti, al rientro dell'emergenza, a un'evoluzione meteo diciamo così rassicurante. Sì, diciamo il bacino dei ri minori che era stato interessato, parlo del Gru e parlo di tutta quella parte della zona orba che era stata interessata la scorsa volta da una vera e propria alluvione, grazie anche al lavoro di pronto intervento fatto di sindaci, i fenomeni di questa notte sono stati contenuti. Non ci sono state situazioni gravi, si sono evacuate precauzionalmente una serie di famiglie a Gavi in particolare, minacciata dalle frane, però il tutto sta tornando, pur se lentamente, a una situazione normale. Permane molta attenzione ai fiumi, in particolare il Tanaro. La confluenza Bormida sta passando la piena, l'orba è in discesa, quindi il Tanaro viene ancora osservato, ma non si pensa possa raggiungere livelli preoccupanti. Certo, l'attenzione continua, ma questo consente comunque un'analisi più tranquilla della situazione. Giustamente rimane, come ha detto, uno stato di attenzione collegato anche a questa piena dei fiumi che dovrebbe essere e svolgersi nell'ordinarietà. Il vostro è stato un grande lavoro di coordinamento, lei l'ha ricordato, ovviamente tra chi opera nella protezione civile, le istituzioni, i singoli cittadini, insomma, chi ha potuto dare una mano in questo caso come nell'ultima emergenza. Certo è, questa volta il maltempo ha battuto, fortunatamente meno forte, noi stavamo ancora calcolando le stime degli altri danni, ora ovviamente si vanno ad aggiungere altre situazioni critiche, lei ha parlato della zona di Gavi per esempio. Sì, beh, devo sottolineare che ieri il coordinamento è stato perfetto tra prefettura, che ha gestito tutta la fase dei contatti con gli enti istituzionali, le forze armate, i carabinieri, la polizia, la provincia con tutta la sua rete di operatori, cantonieri, capi cantonieri, ufficio tecnico e strutture di protezione civile, la protezione civile regionale, provinciale e locale e i sindaci. È stato un buon livello. Abbiamo avuto anche intorno alle 10 di sera una situazione a rischio nella realtà di Arquata, si sono fermati 5 treni con più di 300 persone ferme che sono state poi successivamente soccorse a mezzo di autopullman e indirizzate alle città di destinazione, Milano, Torino. È stata anche lì una situazione, mentre si monitorava presto, mentre Novi Ligure aveva una serie di problemi, mentre a Gavi si evacuavano numerose persone, abbiamo gestito anche quella eventualità pericolosa per le persone, più di 300 persone ferme, ma diciamo che la situazione è stata sempre sotto controllo. Tutto questo perché i sindaci e tutte le
persone preposte, secondo me, hanno fatto sino in fondo la loro parte. Con professionalità e con competenza, questo lo sottolineiamo ancora una volta anche noi. Quindi ricordiamo, Marco, un'ultima battuta, che domani si sta lentamente tornando alla normalità, sono già arrivate tante telefonate anche in redazione, domani ci risulta che anche le scuole saranno aperte. Sì, sì, l'ordinanza dei sindaci precauzionale dei 2 giorni di chiusura era dovuta al codice 2. Molti sindaci giustamente non se la sono sentita di mettere in giro scolabus e genitori con bambini su strade che potevano diventare trappole. Il primo giorno la precipitazione è in ritardo, ma ieri sera c'è stata una dimostrazione reale di cosa poteva succedere lasciando andare famiglie con bambini su strade insicure. È stato un bene a tutti gli effetti. Grazie, grazie ancora a Marco Bologna, coordinatore della colonna mobile della Protezione Civile di Alessandria. Un plauso corale, abbiamo già ricordato gli attori di questa emergenza e di come l'hanno gestita. Noi proseguiamo, grazie per la telefonata, proseguiamo ancora ripercorrendo, come dicevamo poco fa, il discorso maltempo e questa emergenza che, come detto, ormai sta rientrando nelle zone del Novese, del Gaviese e della Val Borbera, dove la popolazione, vi dicevo in apertura, ha passato davvero una notte in grande apprensione. Sentiamo allora Enrico Maria. La morsa del maltempo sta lentamente attenuando la presa sul Novese. In ogni caso, anche oggi niente attività didattica a Novi Ligure, Quattrascrivi, Serravalle, Gavi, Voltaggio, Castelletto d'Orba, Cassano, Stazzano, Bosio, Mornese, Borghetto Borbera, Vignole Borbera, Pozzolo Formigaro, San Cristoforo, Capriata d'Orba, Carrosio, Volpedo e Viguzzolo. Diversa la situazione a Tortona, con regolare apertura degli istituti scolastici e alunni dietro i banchi. Nello specifico, per quanto concerne Novi, la viabilità presenta strade e sottopassi agibili. Nel Novese il quadro si sta ricomponendo ad una situazione di calma, con strade e sottopassi utilizzabili dopo gli allagamenti della serata e delle ultime ore del pomeriggio di ieri. Allagamenti che hanno interessato anche alcune abitazioni. Allagamenti che hanno colpito anche Gavi, Arquata e Borghetto Borbera. Restando sempre ad Arquata, oggi niente tradizionale appuntamento con il mercato, che è stato annullato. Sempre restando la giornata di ieri, la fuoriuscita del rio Rianello a Stazzano ha causato la sospensione del traffico sui binari, poi ripresa regolarmente intorno alle 23. Per rendere l'idea delle precipitazioni e della loro portata, in poco più di 20 ore ad Arquata sono caduti al suolo 125 mm d'acqua. Capitolo evacuazioni. I cittadini di Arquata, costretti a lasciare le loro case nelle vie Villini, Erta e nella strada per Rigoroso, hanno trovato alloggio in un albergo cittadino, grazie ad un'apposita ordinanza emessa dal sindaco. A Gavi, in via Monserito, le case sono state fatte abbandonare per una frana che incombe sul quartiere dell'alluvione del 13 ottobre. La cifra degli evacuati si aggira sulla trentina di persone. Stesso provvedimento di allontanamento da casa infine a San Martino di Sorli, una frazione di Borghetto Borbera. Intanto sull'home page del sito del comune di Novi ancora questa mattina campeggia l'avviso che consiglia alla popolazione di liberare le autorimesse e di usare l'auto solo in caso di necessità. Noi vi riproponiamo anche l'intervista realizzata stamattina al sindaco di Gavi, Nicoletta Albano, che come detto è stato uno dei comuni più tartassati dal maltempo. Allora al servizio. Abbiamo superato una notte veramente difficile qui a Gavi, altre 17 persone sono state evacuate nella serata di ieri e sono state alloggiate qui nel piano terra delle scuole elementari. Per fortuna questa mattina la situazione è migliorata, siamo riusciti a farli rientrare nelle loro abitazioni con un margine veramente buono di sicurezza, perché prima di fare questa operazione abbiamo monitorato tutto il territorio, tutte le frane già esistenti, la situazione nonostante tutto ha tenuto e soprattutto la collina del Monte Moro, quella che sostiene e sorregge la fortezza medievale di Gavi, grazie agli interventi urgenti che abbiamo predisposto nei giorni scorsi, alle canalizzazioni che abbiamo fatto, non ha subito ulteriori contraccolpi nel senso di gravità tale da farci temere per l'abitato. Quindi i fossi di guardia che abbiamo realizzato per canalizzare le acque hanno tenuto e il centro storico di Gavi oggi possiamo dire che ha retto bene a questa nuova serie di intemperie. La situazione ci lascia sperare bene questa mattina perché le precipitazioni hanno rallentato, però la situazione, l'emergenza non è finita
tant'è vero che il guado resta chiuso, il guado sopra il torrente Lemme resta chiuso a livello precauzionale, e si è verificata purtroppo una nuova frana nella strada che porta in una nostra frazione in località Varrossara. Anche lì interverremo con i nostri mezzi, anzi siamo già sul posto, però ripeto, c'è un minimo di serenità in più, ma è tutto sotto controllo, non possiamo permetterci di trascurare il territorio perché comunque l'emergenza non è rientrata e il nostro contatto con la prefettura, con il COM è continuo proprio per monitorare al meglio la situazione, perché come dicevamo ieri, anche appunto con la prefettura, è una situazione che poi evolve di ora in ora, è veramente incredibile come queste nuove precipitazioni non possano essere previste con un relativo margine di certezza. C'è un'evoluzione continua, ripeto, di ora in ora. Giro di ricognizione e disagi segnalati anche nell'Ovadese, dove stamane si è recato Maurizio Silvestri per raccogliere le testimonianze di alcuni sindaci della zona. Vediamo. E dedichiamo questi tre minuti purtroppo sempre al maltempo che qua nelle nostre zone quest'anno ci sta martoriando con l'acqua. Allora io mi trovo qua nella strada che conduce verso Lerma, verso Casaleggio. Insomma, vedete che l'acqua sta venendo giù in un modo veramente forte e abbiamo di nuovo tantissimi laghi, tantissime pozze e di nuovo tanta terra di nuovo sulla strada. È veramente disastroso. Ma ci stiamo dirigendo verso la Cirimilla. Andiamo un po' a vedere com'è la situazione. Vi ricordate che era caduto il ponte lì dalla Cirimilla? Andiamo a vedere che cosa è successo oggi. Guardate come è salito di nuovo tanto il fiume, fa veramente di nuovo paura e arriva a toccare tutti e due gli argini e ha già passato anche la piccola diga che si trova qui all'inizio della strada. Adesso noi dirigiamoci verso proprio la Cirimilla e vediamo com'è la situazione. Si sta cercando adesso di fare comunque un sopralluogo preventivo con i funzionari della provincia per poter comunque trovare delle soluzioni che possono comunque fronteggiare sempre di più questi eventi che sono diventati gli eventi sempre di più comunque costanti nel tempo, sempre di più pericolosi. Domani ci sarà un incontro con il sindaco di Mornese, di Lerma, di Casaleggio, con i responsabili, i funzionari responsabili della provincia. Oggi con diretti comunque hanno mandato sugli ingegneri, vediamo un attimino cosa si può fare. Diciamo che comunque la provincia sicuramente ne darà una mano per risolvere i problemi, i comuni in collaborazione con la provincia si adopereranno sia con i loro mezzi sia comunque anche per convincere comunque i privati che ormai hanno abbandonato un po' i loro territori di ripristinare i vecchi fossati, di ripristinare quello che erano tutti i deflussi delle acque, se no comunque si creano comunque dei danni alle abitazioni. In particolar modo la mia paura è quella che nel momento in cui si dovesse comunque fermare qualche duno, annegare qualche duno, avere un incidente mortale, qualche persona che comunque attraversa questo territorio, c'è tutta una serie di responsabilità che poi sicuramente i magistrati verificheranno, ma io come sindaco preferisco comunque affrontare anticipatamente queste problematiche e cercare comunque di risolvere facendo fronte comune sia i comuni in collaborazione con la provincia e con i privati. Ma la situazione a Mornese sicuramente non è drammatica come lo scorso mese, abbiamo avuto danni relativi, abbiamo avuto solo il crollo di un albero su una strada comunale per una cascina, per il resto c'è stato forse qualche danno a privati, però danni su strade comunali non ci sono stati più di tanto. Come diceva prima il mio collega Danilo, ripeto, di Casaleggio, stiamo cercando di far fronte comune con il comune di Casaleggio e con la provincia perché ci sia un'opera, un'attività massiccia di manutenzione, perché poi si tratta di manutenzione, di ripristino dei fossati e delle strade esistenti, in modo tale che non si verifichino più fenomeni come quello dello scorso 13 ottobre. Lasciamo questa pagina dedicata al maltempo, torneremo naturalmente nelle prossime edizioni ad aggiornarvi, a fare altre stime per quanto riguarda i danni. Ora voltiamo pagina, nuovamente rinviato ad Alessandria il processo Fabio Vandone Ravazzano, accusati di aver gonfiato il bilancio comunale 2010. Si torna in aula il 27 novembre per una relazione del medico che ha in cura Vandone, colpito da ischemia e tuttora ricoverato. Il servizio di Emma Camagna.
nuova e scontata, battuta d'arresto nel processo per Carlo Fabio, Luciano Vandone e Carlo Alberto Ravazzano, rispettivamente ex sindaco, ex assessore al bilancio, ex ragioniere capo del comune, accusati di falso ideologico, abuso d'ufficio e truffa in relazione al bilancio 2010, gonfiato con l'inserimento di maggiori entrate e riduzione o cancellazione di spese per rispettare il patto di stabilità. Vandone, colpito come si sa da ictus ischemico, dopo una degenza in ospedale ora è alla clinica Salus, ma non si è ristabilito anche se le sue condizioni sono leggermente migliorate. Il 13 novembre sarà sottoposto a un intervento chirurgico che potrebbe determinare un ulteriore miglioramento del suo stato clinico. Il dibattimento, che già era giunto alle fasi finali, è stato nuovamente rinviato. Il 27 novembre il dottor Ursino, che lo ha in cura, riferirà al tribunale sul suo stato e i giudici valuteranno l'evoluzione dell'impedimento di Vandone a partecipare al processo. Si è di fronte a una situazione delicata e complessa e non è escluso che la sua posizione processuale venga stralciata per consentire la prosecuzione e conclusione della causa penale a Fabio e Ravazzano. Il consigliere regionale in Piemonte di Forza Italia, Massimo Berutti, è intervenuto sulla questione ospedale di Tortona, che sta subendo una razionalizzazione con il nosocomio di Novi intollerabile, a detta dello stesso consigliere. Che la sanità piemontese sia un malato è chiaro a tutti i cittadini, ha affermato, ma la regione non può aspettarsi che la soluzione sia smantellare la sanità territoriale con la scusa di rispettare parametri nazionali più o meno coerenti e omogenei sul territorio. Attraverso un'interrogazione urgente all'assessore alla sanità Saitta della regione Piemonte sull'eventuale declassamento dell'ospedale tortonese, l'esponente azzurro ha sottolineato come ad ogni giunta regionale i debiti si accumulino e a pagare siano sempre e solo i cittadini in termini di minori servizi erogati e maggiori tasse pagate. Abbiamo ancora argomento, la città di Ovada è sul piede di guerra per un'annosa avvertenza legata all'inquinamento acustico sull'autostrada A26. Ce ne parla Bruno Mattana. Schiere di abitanti di tre comuni dell'Ovadese, Belforte Monferrato, Ovada e Tagliolo Monferrato, sono scesi in trincea per difendere il loro diritto di vivere nel silenzio e nella tranquillità che suggerisce il territorio dove abitano, mentre l'autostrada A26 compromette seriamente questi vantaggi a causa dei rumori dovuti al traffico intenso che produce e ad efficaci accorgimenti per contenerli che non sono mai stati presi in considerazione. L'altra sera si è svolta una affollata riunione pubblica per fare il punto della situazione, parlare degli sviluppi di una vertenza che si trascina ormai da anni e che ora la società Autostrade sembra voglia liquidare con l'installazione entro il 2016 di alcuni pannelli fonoassorbenti. Troppo pochi, insufficienti, dice Marina Mariotti, che ha organizzato l'azione contestativa. L'autostrada dovrà concedere soluzioni più efficaci, altrimenti passeremo con unità di intenti a contestazioni più efficaci. Le leggi in materia, diventate ora operative, sono con noi. Una storia che sta diventando infinita, ricca di spunti, dati contrastanti, sviluppi nel tempo, spiegati da Giacomo Briata, uomo di legge, ma anche membro attivo di Lega Ambiente, e dall'ingegnere Alberto Bodrato, che offre sostegno a coloro che vogliono eliminare l'inquinamento acustico tra le popolazioni dei tre paesi direttamente interessati. Nel contesto del dibattito si è parlato e auspicato persino di realizzare qualche tunnel artificiale, ma soprattutto di risolvere la vertenza che oggi, se non ci saranno garanzie convincenti da parte dei vertici autostradali, rischia di esplodere fino ad arrivare a denunce, procure e tribunali. La guerra dei decibel è iniziata, non dimenticando neppure l'aspetto della salute, con conseguenze che sarebbero certificate, come sordità cronica, ansia e altro, dovuti agli sforamenti e all'intensità dei decibel. Intanto però, come ha sottolineato anche l'avvocato Giacomo Briata, il primo passo da fare sarebbe quello di un sit-in partecipativo popolare presso la rotatoria di ingresso al casello di Ovada. Servirà, dicono i più convinti, almeno per l'immagine e per portare il problema a livello nazionale. Da stabilire ancora i tempi, lo slogan c'è già, rumore autostradale, no grazie.
È visitabile fino al prossimo 18 novembre in Biblioteca d'Alessandria l'Italia in miniatura. Si tratta di un gigantesco poster puzzle del nostro paese costruito su tavolette di legno ritagliate a forma di regione. La creazione è opera dei ragazzi del centro diurno socioterapeutico Sole Luna con l'ausilio dei falegnami detenuti studenti del carcere Don Soria di Alessandria con i quali è stata strutturata una bella collaborazione. Il progetto In viaggio, in giro per l'Italia ha dato così vita ad una singolare opera d'arte già esposta durante la giornata sulla disabilità dello scorso 28 settembre in caserma Valfre. La pagina sportiva: si è spento all'età di 96 anni Mario Pietruzzi, soprannominato il Cavalluccio, storico ed indimenticato ex calciatore ed allenatore dell'Alessandria, maglia con la quale ha collezionato 253 presenze tra il 1938 e il 1953, diventando il terzo giocatore più presente nella storia della società grigia. Da tecnico Pietruzzi ha fatto parte dello staff dell'Alessandria dal 1966 al 74. I funerali si terranno venerdì alle 15 nella chiesa parrocchiale di Cascina Grossa. Tra poco invece nel servizio daremo le parole del tecnico della Juventus Massimiliano Allegri, rilasciate ieri sera in conferenza stampa al termine del match di Champions League vinto dai bianconeri per 3-2 sui greci dell'Olympiakos. Il servizio quindi, poi meteo e notizie utili. Grazie per averci seguito, arrivederci alle prossime edizioni. We'll be right back.